Ciao a tutti questions e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò l'ultimo episodio della serie di Zoccolo Sud. Allora, prima di iniziare vi volevo dire che ieri ho detto Festival dell'Equitazione sull'outfit che vi avevo fatto vedere, però in realtà era Festival di Mezz'estate. Scusatemi. Allora, cominciamo. La 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 la. Ehi, Linda! Linda! Papà? Arrivo! Un secondo! Andiamo! Buona attenzione alla coltivazione di carote. Vabbè, troverò un modo di farmi scusare. Cosa c'è, papà? Senti, hai presente tuo nonno? Ma quello da sì, dalla mia parte. Sì. Beh, alcuni ritengono che non sia... Cioè, non sia... Cioè, che ci sia ancora. Ma non è possibile. Lui se n'è già andato da molto tempo. E se n'è andato per sempre. Cioè, non era... Ma... Andato in cielo? A quanto pare deve ancora essere su quest'isola. Ci sono avvistamenti di vecchi signori. Provo a cercarlo. Oh, ciao, Tiger. Ok, ci proverò. Forza, Tiger, proviamo a trovare mio nonno. Si deve trovare vicino alla spiaggia. Ok, cercherò sulla spiaggia allora. Oh, Tiger, ma perché vai in tutte le coltivazioni possibili e immaginabili? Oh. Cerchiamolo. Spiaggia, eh? Andiamo giù da qui. Secondo te lo troveremo? Per me lui era una persona speciale. Sai, ci ho passato tantissimi momenti insieme. Non lo so, speriamo di trovarlo. Beh, per scendere alla spiaggia non penso che ci sia qualche buco qui, ma non ho voglia di tornare al traghetto. Vediamo. Una volta ne avevo avvistato uno. Stavo girando per trovare i tuoi amici pony gallesi e ho trovato un buco, ma non mi ricordo più dov'era. Si poteva scendere da lì. Non lo so. Forse siamo andati un pochino troppo avanti. Ehi, guarda! Ecco dov'era il buco. Ecco. Guarda, guarda! Tiger! Ci sono delle scatole e delle botti lì. Forse è una zona abitata. E forse mio nonno è veramente ancora vivo. Pianino, non sappiamo chi ci possa essere. C'è qualcuno che vive là, nessuno si cura. Con calma. Buono bello. Ehi, guarda, c'è un orto e un signore. E se non è lui? Non lo so, Tiger. Dai, forza, dobbiamo andarcene. Non so se è lui. Su. No, che stai facendo? Tiger, che stai facendo? No, no. Che stai facendo, Tiger? Ti porterò da lui, ecco che sto facendo. Ma non posso... Non... Gira, gira immediatamente. Perché stai facendo questa cosa? Fermo, fermo, Tiger, che stai facendo? Che stai facendo, Tiger, Tiger, Tiger? Chi sei tu? Io ecco... Fermo, Tiger! Chi sei? Hai un volto familiare. Lei no. Aspetta. Mi ricordo di te. Mi ricordo di tuo padre. Come fa a conoscere mio padre? Tu sei mia nipote. No. Come si chiama? Arturo Spank. Spank? Mio padre si chiama... Mi faccia indovinare, signorina. Ma suo padre si chiama Alberto Spank, giusto? Sì,
Nonno, ti ho finalmente ritrovato dopo tutti questi anni. Pensavo tu fossi... tu te ne fossi andato. No, non lo sarò mai. Cioè, insomma, morirò un giorno, sì. Ma questo non è oggi. Oh, nonno, grazie. Hai sentito, Tiger? Oh mio Dio, non ci credo. Hai sentito? Lui è mio nonno. E questo bell'esemplare, fammi indovinare, è per caso un selvatico di Jorvik? Quello che ne parlavano, che l'avevano avvistato qui? Sì, è tanto che lo cavalco oramai. L'ho catturato qui. Beh, oggi abbiamo fatto un po' di sciopero perché... beh, sì, abbiamo fatto una piccola passeggiata, ma l'ho già montato un bel po' di volte. Senti, tesoro, ma perché te ne sei andato? Beh, io e tuo padre abbiamo litigato tanto tempo fa, quando tu eri ancora piccola. Ma quindi tu non eri morto? Tuo padre lo pensava, ma io non lo ero. Wow. Senti, ti stavo dicendo, a te piacerebbe fare una gara. Una gara? E dove? Beh, io organizzo due gare qui. Verranno 19 fantini a gara e io ne posso ospitare 20. Vuoi provare a partecipare a queste due gare? Questo cavallo ha l'aria di essere un campione. Tiger, tu che ne pensi? Bene ragazzi, date un finale voi alla storia, così svilupperete un po' la vostra immaginazione. So che l'episodio di oggi, non è che è stato molto interessante, cioè nel senso non è stato molto legato ai vecchi episodi perché lui, sarebbe il nonno di Linda, della ragazza. Però, dovete dargli un finale voi. Scrivetelo giù nei commenti, ditemi che finale gli dareste, se voi accettaste la gara oppure la vincereste oppure no. Datemi un finale. Non farò un video su quello, ma vorrei solo vedere le vostre idee. Se proprio lo volete, farò un video finale, ma preferirei di no. Comunque per me è uguale. Io vi saluto, è tutto per oggi. Ah, e comunque gli Char si sono trasferiti a Dundul, questo non l'avevo capito. Invece il pony con Nemara si è trasferito alla fattoria di Birk, dove c'erano già gli esemplari prima, se non erro. Altri esemplari però. E poi tanti altri cavalli si sono spostati. Però io so solo questo dello Char e del Connemara. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi saluto. Ciao questions!